Saluto tutti gli amici sia della diocesi sia quelli fuori diocesi. So che molte parrocchie, molti hanno chiesto e quindi probabilmente si stanno collegando o si collegheranno. Ci intratterremo poco più che una mezz'oretta, almeno penso, la cosa è in diretta, quindi più o meno immagino così. E allora cominciamo facendoci il segno della croce e recitando la preghiera allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo. Nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Vi intratterrò in queste serate prendendo un testo che non si trova molto in vendita, ancora non è stato ristampato. Di Don Divo Barzotti. Don Divo Barzotti, molti di voi lo conoscono, è un sacerdote toscano, è morto alcuni anni fa, è nato nel 1912, credo, ed è stata una delle figure più rilevanti della spiritualità cristiana italiana. È vissuto soprattutto a Firenze e lì poi negli anni ha fondato la Comunità dei Figli di Dio, una comunità composta da uomini e da donne, da persone che vivono nelle loro case, sposati e non sposati, o da persone che vivono nel sacerdozio e nella vita comunitaria e si dedicano sostanzialmente alla vita di preghiera, di contemplazione, ma vivendo alcuni di loro anche nel mondo. È autore di moltissimi testi, è un noto predicatore, ha predicato esercizi e moltissime delle sue conferenze, dei suoi discorsi sono stati poi trascritti e pubblicati. Questa sera mi fermerò soprattutto su una parte di un suo testo, Il Dio di Abramo, che in realtà commenta, e sono rari questi commenti nei tempi moderni, commenta i primissimi capitoli del libro della Genesi, soprattutto quelli del paradiso terrestre, la vita, l'incontro, così come ce le raccontano appunto il capitolo primo, ma soprattutto il secondo e il terzo del libro della Genesi, di Adamo con Dio. Cominciamo allora a guardare i testi che scorreranno sul vostro video e quindi voi in parte li potrete seguire con me, io li leggerò e li commenterò. La vita religiosa dice un rapporto dell'anima con Dio e tutte le religioni sostanzialmente sono il rivolgersi della persona a Dio, l'elevarsi, cercarlo, invocarlo in varie situazioni. Ma come gli dice scorrendo il nostro testo, nelle Sacre Scritture la straordinaria novità delle scritture ebraico-cristiane è che Dio si degna di mettersi Lui in comunicazione con l'uomo. Quindi potremmo dire un rapporto di Dio con l'uomo, più che dell'uomo con Dio. E infatti, dice nel testo, il rapporto dell'uomo con Dio nasce, è determinato da una discesa ineffabile di Dio verso l'anima umana. Questo capovolge il modo, talvolta, che forse alcuni di noi cristiani portano con sé, e cioè che dobbiamo essere noi a metterci in rapporto con Lui, a entrare con chissà quali tecniche, ma a volte difficili, mettendoci per metterci in rapporto per cercare questo Dio. La rivelazione cristiana, ebraico-cristiana, dice esattamente il contrario. Dio è venuto
a noi. Lui è sceso, è venuto a noi e poi vediamo si è fatto uno di noi. Questo naturalmente implica una precisa esperienza che l'uomo ha fatto di Dio perché Dio gli è entrato nella vita, nella storia. E, come dice l'altro testo, l'Antico Testamento, fin dall'inizio, conosce una esperienza di Dio. Anzi, direi che la testimonianza continua, il racconto continuo di queste esperienze di vario genere, esperienze di singoli, di gruppi, di famiglie, di popolo a un certo punto, da Mosè, dall'Esodo in poi, è proprio quella di un grande popolo che nella sua storia legge, racconta questa esperienza di Dio che lo guida, che lo indirizza. E sappiamo una storia di tradimenti, di alleanza, ma anche appunto di allontanamenti da Dio. L'Antico Testamento, dice Barsotti, è invece un libro di mistica, contrariamente a quello che molti a volte hanno voluto affermare che non lo fosse. Per mistica si intende appunto il racconto di una vita interna, di una vita interiore, del cuore, che non si vede e che è accessibile a coloro che si aprono a questo, con il cuore, all'ingresso di Dio in loro. E quindi è un libro che racconta questa esperienza di Dio. Ed è un libro di testimonianze di una vera esperienza di Dio che sono di una tale ricchezza, di un tale numero, dice Barsotti, che nessuna letteratura può tenergli il confronto. Ma naturalmente, andiamo al testo successivo, la grande domanda che lui si fa, e veniamo sempre più al tema nostro, la grande domanda è, si può capire che una grande esperienza è quella di Abramo, forse quella che appunto sulla quale poi le cosiddette tre religioni che a lui si rifanno si fondano. Dio che entra nella vita di quest'uomo in una maniera incredibile, straordinaria, e con lui comincia un percorso. Così con i patriarchi, Giacobbe, Mosè. Ma la grande domanda è, c'è stata un'esperienza religiosa di questo uomo originario, che è appunto il libro della Genesi, chiama Adamo? Beh, Barsotti comincia a spiegarci questo, e l'ho voluto prendere a tema delle nostre conversazioni, perché non è comune che riflettiamo esattamente su questo tema e su questi capitoli, soprattutto in un periodo come questo che ci fa vedere il nuovo Adamo, Gesù, il Cristo, che nella sua morte in croce è il nuovo Adamo che redime l'umanità. La testimonianza di un'esperienza mistica di Adamo ha avuto un'importanza enorme nello sviluppo successivo della rivelazione divina come figura profetica di quella unione che l'uomo avrebbe stretto con Dio nel paradiso. Cioè Barsotti ritiene che il racconto, per quanto brevissimo, dell'esperienza che Adamo ed Eva hanno avuto di Dio, è enormemente importante, lui lo spiegherà perché è importante, è perché diventano la base su cui si svilupperà, è anche il prototipo, figura profetica, cioè una figura che anticipa in qualche modo e dice prima quello che sarà, l'esperienza che poi ci sarà successivamente dell'unione con Dio in Cristo e poi infine anche nel Paradiso. Anzi, l'esperienza mistica di Adamo supererebbe in purezza e in intimità ogni altra esperienza tranne quella dell'anima umana di Cristo. E questo, l'hanno detto, in realtà è tradizionale nella teologia, nella dottrina cristiana. Cioè che Adamo, poiché esce dalle mani di Dio, potremmo dire, cioè non ha ancora l'esperienza dell'allontanamento e quindi vive nella purezza, lo stato originario indica questa purezza assoluta, ragion per cui egli ha un'esperienza, come spiegherà adesso Barsotti, pressoché immediata di Dio, profondamente sensibile, sensibilissima, senza particolari mediazioni, vedremo soltanto attraverso la natura in qualche modo, la creazione della natura è una mediazione di questa esperienza. Soltanto l'umanità di Gesù, che è unita direttamente alla sua divinità, ha un'esperienza di Dio ovviamente enormemente più grande, imparagonabile con qualunque altra,
ma dopo Adamo nessuno di noi, probabilmente la Vergine Maria, ma proprio perché vive questa assenza di rivolta, di peccato, di ribellione nella sua Immacolata Concezione, soltanto Adamo ha questa straordinaria esperienza di Dio, appunto mistica come la chiama il nostro Bassotti. Per questo, dice lui, diviene tipo di ogni esperienza mistica nella religione prima giudaica e poi cristiana, cioè diventa una sorta di modello di esperienza. Non nel senso che noi dobbiamo raggiungere quella, ma vedremo che giocherà profondamente in tutta la nostra, in tutta la storia umana e particolarmente vedremo nella nostra storia, nella storia religiosa di ciascuno di noi. Tutto il cammino, ecco come lo spiega Barzotti, tutto il cammino dell'umanità non è altro che il ritorno al paradiso perduto. È il paradiso in cui Adamo viene posto, appena creato, è come il termine di questo cammino dell'umanità, la meta di tutta la storia. Ma anche ciascuna anima non conosce altro termine nel suo cammino qua giù se non il paradiso perduto. Ecco il valore straordinario che in realtà la dottrina cristiana conosce da sempre, Barzotti non fa che riprenderla a suo modo, come sempre, dicendo che ha un ruolo eccellente questa pagina appunto rivelata, ispirata dallo Spirito Santo all'autore sacro. L'umanità non aspira, ritorna, vorrebbe ritornare a qualcosa che ha perduto. Beh, in realtà poi moltissimi autori della letteratura di tutti i tempi hanno disegnato questi, sia cristiani che non cristiani, hanno scritto, disegnato questo tentativo di tornare. Il nostro padre Dante ne è un eccellente esponente. Il desiderio dell'uomo è un desiderio, una nostalgia di qualcosa che si è perso e che noi non abbiamo più e che in qualche modo ci è precluso, ma poi vedremo in Cristo ci viene a certe condizioni ci viene riaperto. E quindi tutta la storia ha un senso, naturalmente non si parla della storia dell'economia, della storia diciamo, del lavoro sulla terra. Ma il senso del cammino dell'uomo lo acquisisce e è dato da questa aspirazione, da questo desiderio di ritorno, da questo tornare ad una amicizia, ad una familiarità con Dio che l'uomo, da Adamo in poi, dal peccato in poi, ha perso per sempre. Infatti, dice, questo paradiso dà un senso a tutta la vita dell'uomo, sicché questa vita o è un allontanamento progressivo dal paradiso, comunque un decadere, uno sprofondare nel malessere morale, nella miseria morale, oppure è un riavvicinamento, ma adesso è penoso e continuo, un ritorno dell'anima all'intimità pura con Dio, che è propria di Adamo, e che ognuno di noi porta nel cuore dell'uomo. Non è stato mai cancellato. Questo non vuol dire che ne abbiamo una consapevolezza psicologica immediata, che è come se lo ricordassimo come io mi ricordo di ciò che ho mangiato ieri o di ciò che ho fatto 20 anni fa. Ma giace comunque nel profondo della nostra anima, della nostra persona, giace nello spirito umano questa sedimentata, questa sorta di esperienza che emerge come nostalgia dell'assoluto, come aspirazione. E se io aspiro, posso aspirare, posso desiderare l'infinito, l'assoluto, il bello, la verità, il giusto, Dio, lo posso perché c'è già in me un ricordo, ma lo diceva in termini diversi, per quanto lo poneva in un altro mondo, lo stesso Platone e grandi filosofi greci, per i quali ritornare alla felicità e alla purezza era un ricordare, riportare fuori ciò che comunque era iscritto dentro di noi. Ma vedremo che ci sono delle differenze, naturalmente, anche con questa straordinaria, questo straordinario pensiero greco. Se lo sviluppo della rivelazione esige un continuo approfondimento spirituale dei temi scritturistici, è indubbio che il paradiso, come viene descritto nell'Apocalisse, negli ultimi capitoli dell'ultimo libro della Bibbia,
così come sarà nella sua verità, cioè come sarà davvero, somiglia molto lontanamente al paradiso della Genesi. Perché se ricordate, l'Apocalisse ce lo descrive come una sorta di grande città in cui la luce di questa città è Cristo stesso, l'agnello immolato che ha vinto la morte. E non ci sarà più né morte, né pianto, né lamento, né dolore, né nulla, ma Dio sarà tutto in tutti. Beh, questo non è il paradiso di Adamo. Quello di Adamo mi somiglia soltanto vagamente. E tuttavia, dice Barsotti, anche il paradiso di Adamo, quello della Genesi, è la testimonianza di un'altissima esperienza di vita spirituale. Per cui, per esempio, senza dubbio, è una, come dice qui, è lui, una vita di grazia di cui l'anima ha avuto una luminosa esperienza. Per esempio, dove la individua? Beh, lui elenca quello che ci viene raccontato, il dominio su tutta la creazione, l'imposizione del nome da parte di Adamo a tutte le creature, gli animali, eccetera, il sonno estatico da cui viene tratta fuori la donna, dalla costola, in questa plastica scena, e finalmente, addirittura, l'orrore e il terrore di Dio dopo il peccato. Quando Dio sente i passi, ho avuto paura e mi sono nascosto, risponde Adamo a Dio che gli chiede dove sei, dove ti sei nascosto. Anche questa paura è chiaramente una testimonianza che Adamo aveva un contatto con Dio, un profondo contatto con Dio. Viveva, come lo raccontano, questo passeggiare familiare con Dio nel giardino. Qual è allora l'esperienza fondamentale, scrive Barsotti, di questi tre capitoli del libro della Genesi? Il cristianesimo ha visto in questi tre capitoli il racconto di un'età in cui l'uomo, creato immediatamente da Dio, vive nella sua intimità, in uno stato di perfezione che la teologia ha cercato di analizzare. Abbiamo imparato, chi si ricorda un po' le nozioni del catechismo, abbiamo imparato che aveva alcuni doni, quelli cosiddetti preternaturali, dell'immortalità, dell'integrità, per esempio, della sapienza. Pur sentendo l'impotenza, la teologia, non essendo capace pienamente a definirlo, questo stato di come viveva Adamo nel paradiso, perché è molto lontano da quello che noi oggi viviamo. È come un tentare di descriverlo, naturalmente sempre in maniera simbolica, sempre un po' immaginifica, vedendo che ora abbiamo perso qualcosa. Che cosa abbiamo perso? Allora anche la teologia ha cercato, attraverso i pochi elementi che ci danno questi capitoli, di raccontare che cosa avremmo perso e che noi oggi non abbiamo più e che capiamo che poteva essere parte di noi e oggi non lo è più. Ma questo è davvero il punto cruciale. Non sono capitoli inutili, non sono capitoli fantastici, sono per noi, per comprendere la ricapitolazione, per esempio, di tutto in Cristo, di cui ci raccontano le lettere paoline, per comprendere la nuova creazione che accade nella crocifissione, nella risurrezione. Questi capitoli sono appunto decisivi perché ne sono la base, il fondamento, da cui tutto poi si è sviluppato successivamente. Anche gli autori dell'Antico Testamento hanno provato la continua nostalgia del paradiso, in cui l'uomo era stato posto al principio dei giorni, e hanno cercato di descrivere quello stato di pura felicità in cui l'uomo allora viveva. Da questo stato di perfezione che gli uni cercano di descrivere e gli altri teologi vogliono analizzare, senza che alcuno riesca del tutto a darci l'esatta nozione, l'uomo precipita, decadendo nello stato presente. Questo è il punto cruciale, questa rottura. E tutte le volte che noi partiamo soltanto dalla rottura, dalla separazione, dalla distanza, non riusciamo più a capire l'intero arco della storia della salvezza. Noi cassiamo, tagliamo, rompiamo e mettiamo fuori ciò che invece è l'origine, da cui appunto tutto trae, viene fuori in qualche modo. E allora molte percezioni angoscianti o angosciose di Dio stesso, è vero, sono tipiche del nostro modo di sentire, ma non dicono tutto.
certo modo di dire sono solo, abbandonato, eccetera, è vero, rappresentano certi stati di vita in cui noi ci troviamo, momenti terribili in cui noi, come singoli o come umanità, come popoli, attraversiamo. Ma non dicono tutto. Anzi, se noi ne percepiamo la miseria, la bassezza, se noi percepiamo, direi, la stessa solitudine, percepire la stessa solitudine è già un segno del fatto che noi non eravamo soli, non siamo soli, non siamo chiamati ad essere soli mai. Perché qualcuno fin dall'origine ci vede, ci protegge, ci guarda e attorno a noi ha creato il giardino, cioè quelle condizioni in cui noi non solo non eravamo soli, ma eravamo felici perché conversavamo amorevolmente con tutto ciò che ci circondava e principalmente con il Creatore. L'Antico Testamento, se non esplicita il dogma di un peccato che in Adamo precipita tutta l'umanità nella rovina e nella morte, lo suppone costantemente. Cioè sappiamo, dice Barsotti, che nell'antica scrittura non c'è quello che poi è avvenuto fuori lentamente come cosiddetto dogma del peccato originale, nelle evoluzioni della teologia cristiana, soprattutto da Sant'Agostino in poi, fino al Concilio di Trento nel 1500, dove si è determinato con più chiarezza questa dottrina del peccato originale, cioè che questa caduta, questa rottura, questo perdere, aver perso qualche cosa. Ebbene, se dice lui, se i libri antichi non lo esplicitano in maniera netta, non fanno definizione dogmatica, teologico-dogmatica, i libri antichi, tuttavia suppone da per certo, da per dato di fede, da per creduto, questo peccato d'origine, peccato di Adamo, da cui tutto il resto viene fuori come precipizio e come rovina dell'umanità. Perché? Perché Barsotti dice che cos'è mai la storia del popolo di Israele se non l'inizio di quel cammino che avrebbe dovuto fare tutta l'umanità per ritornare nell'era messianica, là da dove era stata l'umanità cacciata da Dio. Che cos'è? È un ritorno. E beh, qui si può intendere tutti i cammini, tutti, appunto la parola stessa conversione, tutti i ritorni, ritornate a me con tutto il cuore, la predicazione profetica, il cammino dell'Esodo in Mosè, il cammino di Elia, ma direi il digiuno stesso di Gesù nel deserto, il nostro cammino quaresimale, il cammino della croce, la via crucis di Gesù, che non è un cammino per tornare indietro, in realtà va avanti, ma come Gesù, ma come ripete San Paolo e Gesù stesso sulla bocca di Gesù, io faccio nuove tutte le cose. Egli rinnova, così si può capire la nuova creazione. È una creazione nuova perché comunque c'è una base che è stata in qualche modo imbrattata e soprattutto ci sono le condizioni con questa nuova creazione perché il Cristo dia compimento a questo ritorno. Questa tornare di che cosa? Di tutta la creazione all'autore, nelle mani di colui da cui tutto è uscito. La storia, comunemente intesa come una serie di fatti che si susseguono unici e irreversibili, non è veramente una storia. Questa è una concezione molto tipica di Barsotti, cioè il tempo che scorre, con tutti i suoi avvenimenti giorno per giorno. Barsotti dice sì, è uno scorre. Ma la storia come senso, come direzione, come significato, la storia non è veramente questi avvenimenti uno dopo l'altro. La storia dell'uomo, dice lui, è la scoperta di un senso, di un significato che è dentro, interiore agli avvenimenti umani. È la rivelazione, cioè il portare fuori, il manifestare questo significato, cioè di una unità nella direzione che hanno questi stessi avvenimenti, perché rivedono e rifanno al contrario il cammino che l'uomo aveva fatto quando era stato cacciato dalla presenza di Dio. Nella storia, e questo è
noi non sappiamo facilmente leggerlo. Talvolta ci sono passi dell'Apostolo o ancor più dei profeti nell'Antico Testamento che tentano la lettura teologica, cioè una spiegazione secondo gli occhi di Dio dei fatti che accadono sulla terra, di guerre, di alleanze. Chi non ricorda tra noi la profezia, per esempio, circa Ciro, il re dei persiani, quando il profeta dice che Ciro è uno strumento nelle mani di Yahweh, di Dio, perché possa fare ritornare il popolo dopo l'esilio babilonese. Dunque Dio guida i cammini della storia, ma questo significa entrare profondamente nel come Dio guida questi cammini attraverso i fatti che si succedono. Ora questa storia è la storia appunto profetica, che poi appunto verrà quasi chiusa in Cristo, perché in Cristo ha il suo pieno compimento. Barsotti arriverà a dire continuamente nei suoi scritti, nei suoi diari: la storia con Gesù è finita, si è chiusa, non c'è più una storia perché è arrivata al suo termine. Il termine è l'uomo è il creato che si unisce definitivamente con Dio nella gioia. Ora si tratta soltanto, è nel compimento finale, si tratta soltanto che tutta la creazione entri in Cristo. Per cui non c'è più un vero progresso, cammino in avanti, altre fasi che ci dobbiamo aspettare, ma soltanto quello di entrare in Gesù o lasciare che Gesù permei totalmente il creato e sia il Cristo totale, il Cristo cosmico di cui la Chiesa è la primizia. Il significato dei primi capitoli della Genesi allora è questo, dice Barsotti: Dio crea l'uomo e l'uomo vive in un mondo trasfigurato tutto dalla divina presenza. Nulla vi è di profano in questo mondo. Egli è sottratto del tutto a ciò che è impuro, a ciò che è opaco. Il mondo non è niente di impuro così come esce da Dio. La natura, tutte le creature, non significano altro se non essere rivelazione permanente di Dio, sono trasparenza di Dio. È splendido questo. La natura, le creature, qui subito tutti penso ricordiamo la pagina di Sant'Agostino, famosa quando, della sua conversione, quando dice: io ti cercavo, ma ti cercavo nelle creature, mi abbarbicavo ad esse, mi attaccavo, le amavo, cercavo in esse il mio bene, le stringevo, ma e le creature diventavano per me uno stato e io non potevo raggiungere te. E allora per raggiungere te ho dovuto lasciare tutte le creature, rientrare in me stesso e trovare dentro di me la tua luce altissima che finalmente mi ha illuminato. Ma questo è purtroppo dopo la caduta, dopo l'allontanamento, perché c'è stata questa perdita. Non era così agli inizi, questo ci dice, ci spiega Barsotti. Agli inizi le creature erano, ti portavano naturalmente a Dio, erano trasparenze di rivelazione permanente di Dio. Non possiamo dire molto, ecco, non possiamo descrivere chiaramente com'era quell'antichissima età, ma possiamo e dobbiamo dire che c'è stata, ecco, a differenza di quello che richiamavo prima Platone, dove sì è vero l'anima era felice, era pura, ma era l'anima quando ancora non aveva preso un corpo e viveva in un mondo che era fuori da questo mondo, era una sorta di paradiso, ma che era fuori dalla terra. Anzi, viene sulla terra e prende un corpo, prende la materia, perché è caduta, perché ha perso. E mentre in Adamo, la storia, questa purezza, è nella materia stessa, è nella creazione stessa. La caduta è qualcosa che accade nella responsabilità e nella scelta dell'uomo stesso, ma dell'uomo sulla terra. E il paradiso c'è stato sulla terra, non fuori dalla terra, per quanto adesso a noi sulla terra questo paradiso è definitivamente precluso. Ricordiamo che Dio mette gli angeli a guardia perché nessuno vi possa entrare, segno che non possiamo, e che sarà soltanto il sangue di Cristo, la morte di Cristo, la sua risurrezione che ci riaprirà, ma non quello che sta dietro, ma ci riaprirà in avanti il paradiso finale, quello appunto dell'unione piena con Cristo, in cui noi con tutta la creazione entreremo, ma lentamente ci arriviamo. C'è stato un tempo nel quale l'uomo
era come naturalmente unita a Dio, un tempo nel quale l'unione con Lui non era, come adesso, frutto di un esercizio faticoso di ascesi. Oggi per noi è la Quaresima, la stiamo vivendo come tempo simbolico, ma stiamo vivendo questa emergenza di malattia, come tutte le altre emergenze, sia di malanni naturali, come anche purtroppo di guerre, di violenze, di malanni quindi morali. Fatica. L'ascesi è una fatica. Era allora la condizione normale dell'esistenza umana. Dio era l'atmosfera in cui la creazione tutta respirava e viveva. E diremo tutti che magnifico, che bello, certo, era il paradiso appunto. Era il paradiso sulla terra. Era il passato. Ma dobbiamo dire che questo era. E questo era appunto, dicevo, sulla terra. Perché questo noi avvertiamo, sentiamo, penso voi con me, lo sentiamo che c'è e il nostro cuore lo desidera. Io penso che tutti già gioiamo soltanto a parlare di questo, tutti siamo già lieti solo a parlarne, solo a ricordarcelo, già ne gioiamo. Questo davvero perché in noi è rimasto il seme appunto, è rimasta la nostalgia. L'esperienza mistica di Adamo allora, a differenza della nostra, dice una sua più intima comunione con la natura, con la creazione, con le creature. Quindi la mistica di Adamo non è la mistica del distacco e della morte, quella che chiamavo, che dicevo, raccontavo io di Sant'Agostino. Le creature mi erano di ostacolo e io mi rivolgevo ad esse affamato. Pensavo che la mia gioia fosse nel sesso, nella donna, fosse nella scienza, nel sapere molto, forse nel successo, fosse nella gloria della terra, nulla, tutto questo mi lasciava amareggiato. Tutte le creature diventano per lui ostacolo e lui si deve, come dice Barsotti, distaccare, noi ci dobbiamo distaccare dalle creature, morire alle creature, che è il senso della morte di Gesù in croce. Gesù deve crocifiggere quest'uomo vecchio, quest'uomo che in Adamo aveva conosciuto la gioia dell'immediatezza con Dio e con le creature. Deve morire alle creature e addirittura è alla ribellione stessa, a Dio, deve morire per poter riaprire la vita, la nuova vita. E quindi la mistica di Adamo non è una mistica della croce, mentre lo è naturalmente tutta la mistica poi umana. Il linguaggio simbolico, questo fatto si esprime, secondo la mistica ebraica, nella coincidenza, prima del peccato, dell'albero della vita con l'albero della conoscenza del bene e del male, che appunto sono due alberi distinti nel racconto genesiaco, ma che la mistica ebraica dice che prima del peccato le due cose si identificavano. Non è nel distacco dalle cose che Adamo realizza la sua unione con Dio, ma proprio nella sua unione con tutte le creature egli vive anche in intimità profonda e dolce con Dio. Adamo incontrava Eva, e dunque i sessi che si incontrano, le persone che si incontrano, il godere dei frutti del giardino, cioè della terra, tutto questo si incontrava con una comunione perfetta, con un'amicizia totale, e questo era per ciò stesso incontro con Dio, gioia piena. Non è più così per noi, e lo sappiamo e lo constatiamo ogni giorno con grande amarezza. Tutta la creazione era veramente una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Dio non doveva mostrarsi come l'altro, il totalmente altro, né le creature si frapponevano fra l'uomo e Dio, erano un ostacolo che l'uomo doveva oltrepassare per raggiungere l'unione divina, tutt'altro. In questa esperienza originaria c'era la piena semplicità, la spontaneità, l'innocenza, l'assoluta purezza. Perché? Perché il male era assente. Come assente era la coscienza di una colpa, non c'era la colpa. L'uomo non aveva conosciuto la ribellione, il distacco e la colpa. Ecco la purezza originaria e l'integrità di Adamo. E quindi la sensibilità straordinaria
del religioso, di Dio, che Adamo aveva molto superiore alla nostra, immediatamente percepiva Dio ogni volta che percepiva Eva o che percepiva tutte le altre creature, almeno così come noi possiamo in qualche modo descriverlo, immaginarlo in modo puramente simbolico. Anche l'esperienza mistica dopo Adamo, quindi la nostra, tende a ristabilire questo rapporto di unione con Dio attraverso anche l'unione con gli uomini e con la natura. Noi non disprezziamo gli uomini e le creature, noi non vogliamo dire che ci dobbiamo unire a Dio rompendo e distruggendo e abbandonando le creature e tutta la natura e gli altri uomini. Tutt'altro, però ora, a differenza di prima, dopo il primo peccato, questa intimità con Dio non si stabilisce attraverso l'unione con le creature. È al contrario. È dall'unione con Dio che discende di nuovo l'unione alle cose che prima avevamo in qualche modo lasciato, oltrepassato, rinunziato. Agostino, come Giovanni della Croce, come Teresina di Gesù Bambino, come il grandissimo Francesco d'Assisi, ritrova le creature. Ma San Paolo lo dice apertamente: tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ritrova i grandi santi, quelli che hanno riconciliato totalmente se stessi nella piena comunione con Dio, hanno lasciato. Francesco ha lasciato tutto. E dopo che l'ha lasciato, ha ritrovato e ha cantato con le creature la lode di Dio. Ma perché? In qualche modo anche lui ha fatto un passaggio di morte alle creature stesse, le ha oltrepassate, e dopo aver ritrovato questa piena unione con Dio in una qualche morte alle creature, rinunzia alle creature, Dio ha ridonato all'uomo le creature, così come gliele ha donate in fondo la prima volta in quel giardino. Dio dunque non vuole separarci gli uni dagli altri, allontanarci dagli uomini. Quando Gesù con questa nettezza dice chi non odia suo padre, sua madre, i fratelli, eccetera, perfino se stesso non è degno di me, questo intende dire. Bisogna avere quella forza, che la Quaresima ci ha ricordato, di fare quel taglio, quell'oltrepassare, quel rinunciare, che è rinunciare a questo modo malato, patologico, peccaminoso, diremmo in termini teologici, di rapportarci con gli altri, lasciarcelo purificare da Dio, sapendo che poi Dio nulla ci toglie, ma tutto ci vuol dare, compreso i fratelli, le creature, perché vuole davvero che la gioia nostra in Gesù risorto sia una gioia piena. Bene, mi sembra che il tempo ne abbiamo consumato abbastanza, carissimi fratelli, con questa modalità credo sia più complesso seguirci. Io vi ringrazio della vostra attenzione questa sera. Chiedo sempre che vi prepariate qualche minuto prima, se potete, magari pregando un po', perché ci vuole custodire un clima di silenzio per ascoltare quello che io posso dirvi e soprattutto, se possibile, tornarci magari stasera, poco prima di andare a letto, domani mattina al vostro risveglio. Tornate nel silenzio e nella preghiera, magari andandovi a rileggere esattamente questi capitoli del Libro della Genesi o il passo di Sant'Agostino nella sua conversione o qualunque altro testo abbiate la parola di Dio che voi avete voglia di leggere. Adesso concludiamo recitando insieme il Padre Nostro, dopodiché do la benedizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre onnipotente, guarda benigno i tuoi figli, tutti noi. Gesù ci ha attratti col suo amore dalla croce, dentro il suo costato, il suo cuore misericordioso e amorevole. Fa che tutti noi togliamo ogni ostacolo e possiamo ritrovare nel cuore di Gesù il cuore d'amore, la fiamma d'amore che incendi le nostre ruggini, perché possiamo davvero, con verità poi, amare le creature, amare i fratelli, amare la nostra famiglia, quelli che ci stanno vicino, solo in Lui
ogni amore è pieno e perfetto. Te lo chiediamo per Gesù stesso, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. A tutti buona serata. Domattina alle 8 celebro al solito la messa e alle 7:30 di sera ci ritroviamo qui. Buona serata a tutti.